Il carabinieri Siracusa ha effettuato una misura precauzionale in prigione contro 4 uomini. Un siracusano e 3 Catania. Accusato rapina e rapimento. Il distretto Fanusa. Un'area bagno a sud Siracusa. I ladri. Il viso coperto da balaclava armati. Hanno attaccato uno dei bambini del proprietario e la sua ragazza, immobilizzandoli con fasce di plastica imbavagliati nastro adesivo. Le vittime sono state minacciate armi e coltelli per rivelare il luogo di custodia denaro e gioielli. Dopo aver messo la casa testa in giù, i ladri hanno rubato numerosi oggetti preziosi e una cassaha intercettato l'auto, ma la banda era riuscita a fuggire piedi. La cassaforte viene abbandonata e trovata insieme a balaclava e guanti, grazie al quale era possibile identificare uno dei ladri con il DNA.